Palazzo Fortuni, una mostra tra le quattro presentate oggi per l'autunno a Palazzo Fortuni, Maurizio Donzelli con una varietà di opere davvero impressionante, a partire dagli arazzi, dai disegni, dai mirror, e chiediamo proprio a lui di raccontarci la scelta intanto di queste opere e poi qualche altra domanda. Il mirror, per quanto riguarda il mirror, che è appunto l'immagine che forse colpisce di più in questo senso, essendo uno specchio, spinge a guardare anche queste immagini che sono degli arazzi, che sono sempre specchiature di piccoli particolari, minuti particolari dell'arazzi di Cluny, dell'abbazia di Cluny, che io ho fotografato e poi ho aperto con il computer e ho costruito questa immagine speculare e caleidoscopica. E qui si vede appunto un particolare dove, vediamo insieme, dove addirittura questa immagine si specchia in uno secondo specchio posto a pavimento, che dà questa ridondanza di specchiature ed immagini, è legata quindi a un lavoro precedente che mi ha seguito ormai, che mi segue da una decina d'anni, che si intitola in maniera anche un po' monotona Mirror, perché effettivamente usando delle lenti che frappongo tra l'immagine di fondo e l'immagine che vede l'osservatore, si forma una pellicola, un riflesso che fino a un certo punto è un vero e proprio specchio che riflette quello che c'è intorno, e poi a un certo punto questo specchio si apre come magicamente e propone una doppia immagine, una specie di miraggio. Già i tappeti, gli arazzi sono immagini caleidoscopiche e lei li fa fare in Nepal, se non ricordo male, Boetti li faceva fare in Afghanistan, dunque c'è ancora questo desiderio di tornare, se vogliamo, all'arte del tappeto, che è orientale, e dunque sono loro che li fanno. Sì, certo. Il richiamo anche a una maniera artigianale di toccare la materia, di farla lavorare, di questa bellezza, della suggestione, del riflesso, perché ad esempio lei ha parlato di tappeti, i tappeti hanno questa doppia valenza, lana, seta, quindi in qualsiasi posizione anche questi sono riflessi, specchi, hanno una sottile riflessione di luce che solo l'osservatore camminandoci intorno può vedere appunto questo riflesso. Questa luce che produce effetti diversi a seconda della posizione del corpo e dello spazio. Il mirror, lo specchio, nel senso della parola, produce anche nell'osservatore la stessa sensazione, cioè in qualsiasi posizione io mi trovo collocato per osservare l'oggetto cambia a seconda appunto della posizione del mio corpo, quindi non c'è mai una posizione definitiva. Una posizione definitiva che stabilisce una prospettiva, un punto di visione, un punto ottico, ma c'è sempre una posizione variabile in base a quello che l'osservatore sta guardando, e quindi è sempre quasi qualcosa. Molti di questi disegni si intitolano i disegni del quasi, perché l'immaginazione di chi osserva dovrebbe completare il percorso che io induco a vedere. Anche il disegno, l'arazzo che abbiamo alle spalle, sembra quasi un cannocchiale al contrario, per cui rimpicciolisce invece di ingrandire, fatto di vari schemi uno dentro all'altro, per cui è vero che un'immagine si riproduce all'infinito, come è la nostra immagine visiva, noi non ce ne accorgiamo, ma fondamentalmente è così. Lei da dove parte con la sua produzione? Parte da un'immagine, da un tappeto, da una visione, da un disegno? Proprio dall'immaginazione, che secondo me l'immaginazione in sé, termine magari un po' sfiorito, poco interessante in questo periodo, un po' abusato, ma il concetto di immaginazione come concetto di qualcosa che è ancora vivente e che ha una sua potenza, cioè quello che noi immaginiamo e produciamo psichicamente diventa il mondo. Il mondo non è solo ciò che vediamo e ci tiene distaccati, ma è ciò che completiamo con la nostra presenza e la nostra concezione, la nostra forza di individuare gli oggetti che stiamo osservando. Cioè quindi non si tratta di guardare, ma di guardare con una specie di afflatto, di analisi delle cose, del mondo, che diventano mondo perché noi le guardiamo, non perché già esistono.
esistono perché noi le guardiamo. Quindi l'immaginazione di ognuno di noi, che io spingo ognuno di noi a osservare e quindi trasformare ciò che sta osservando del mio lavoro, naturalmente è una piccola regola che avviene sempre, ma noi ci dimentichiamo, no? Che siamo noi a creare il mondo, ma il mondo non esiste in sé per sé. L'effetto di essere a Palazzo Fortuny, di essere in un luogo in cui Fortuny stesso lavorava con la stoffa, oltre ad essere un genio del teatro, dell'illuminazione, che l'effetto le fa? Guardi, io dico, questo posto ha aiutato me stesso a immaginare appunto la mostra, proprio in virtù del fatto di farla qui, per me è un punto d'onore, un punto d'arrivo. Forse è formidabile lo spazio, ci sono delle immagini di Fortuny, lui ritrae il suo, dipinge il proprio atelier che è al piano di sotto, ma è equivalente a questo, c'è un quadro, magari è riprodotto sul mio catalogo, che è quasi l'immagine della mia mostra, perché ci sono queste quinte, ci sono dei tappeti per terra, ci sono come dei fogli di lavoro, ci sono delle armature, c'è tutto questo Wunderkammer, no? E invece la cosa proprio bella è potersi legare, anche perché il mio lavoro è molto legato anche al manufatto, alla manualità, mi piace dipingere, cioè non sono distaccato, anche se c'è tutto questo lato molto intellettuale, però allo stesso tempo a me piace essere vicino al lavoro, e di sicuro Fortuny lo era col corpo, con l'anima, col pensiero. Grazie.